la chiamano la fabbrica dei milionari, ma anche la fabbrica dei pedaggi. La fabbrica dei mostri! La fabbrica dei mostri è piena attività! In realtà si chiama Macquarie, il superfondo australiano che guida il fenomeno globale della privatizzazione delle infrastrutture pubbliche. Una vera e propria gigantesca rapina dal basso verso l'alto, con il totale sostegno bipartisan delle forze politiche del nord globale, Italia inclusa, sovranisti o non sovranisti. La fibra ottica di mezza Italia? Ci pensa Macquarie. La rete autostradale? Ci pensa Macquarie. Energia idroelettrica? Che pensi di? Ci pensa Macquarie. In fatto di privatizzazioni delle infrastrutture pubbliche, l'Italia non arriva certo prima, ma ha fatto e continua a fare del suo meglio per mettersi in pari. E per accelerare le pratiche, non poteva che rivolgersi al primo della classe. Con le mani su asset per un valore di oltre 200 miliardi di dollari, il fondo australiano Macquarie infatti è il protagonista assoluto della fase suprema dell'asset manager capitalism, la fase del dominio incontrastato delle oligarchie finanziarie su ogni aspetto dell'economia e della vita dell'intero pianeta. Gli asset manager sono società finanziarie che gestiscono i soldi dei principali investitori istituzionali del pianeta, dai fondi pensione alle compagnie di assicurazione. Il grosso di questi quattrini vengono investiti in asset finanziari, come le azioni e le obbligazioni. Ma con la bolla dei mercati azionari che sta rapidamente raggiungendo il suo apice, ecco che con la complicità dei governi di ogni colore, questa montagna di quattrini si riversa sempre di più anche in qualcosa di completamente diverso: il mondo fisico che sta alla base della nostra vita quotidiana. E cioè il mattone, dai condomini agli studentati, passando per la gigantesca bolla dell'immobiliare commerciale, e soprattutto le infrastrutture, e cioè tutto il patrimonio di beni fisici che permette alle società moderne di funzionare, dalle reti idriche alle strade, dagli ospedali alla rete elettrica. Come riportato da questo grafico pubblicato dal Financial Times, il valore delle infrastrutture pubbliche gestite da fondi privati nell'arco di poco più di un decennio si è sestuplicato da 200 miliardi a poco meno di 1200. E Macquarie si è presa il grosso della fetta. Il canguro vampiro, come l'hanno ribattezzata gli australiani, che ha dettato la linea all'intera industria. Il modello Macquarie viene definito ed è fatto in soldoni di tre semplici step. 1. Approfittare della criminale ondata di privatizzazioni dei governi devoti al culto religioso dei diktat neoliberisti per accaparrarsi infrastrutture pubbliche essenziali. 2. Caricarle di debiti fino all'inverosimile. E 3. Distribuire dividendi da capogiro agli azionisti e anche premi milionari ai faccendieri che portano avanti questo schema criminale. Il funzionamento è piuttosto semplice. Macquarie crea fondi ad hoc per l'acquisizione e la gestione delle infrastrutture, raccoglie capitali dai fondi pensioni e da vari altri gruppi di investitori e grazie a questi si fa concedere debiti enormi dagli amici delle grandi banche private globali o da quelli del sistema bancario ombra, lo shadow banking, e cioè i fondi privati. Con questi quattrini ci compra un asset, una strada con pedaggio, una società che gestisce il servizio idrico. Sono quelli che vengono definiti monopoli naturali. Significa che per farli stare in piedi economicamente non ti devi scontrare con la concorrenza. La gestione ti viene affidata direttamente dal pubblico e anche i ritorni sono totalmente garantiti dal pubblico, che mette così il suo monopolio della forza a completa disposizione dell'accumulazione capitalistica. Visto che i flussi di cassa sono stabili e garantiti, a questo punto, la gestione delle infrastrutture rappresenta il collaterale perfetto da presentare a ogni banca per farsi prestare un'altra montagna di quattrini. A questo punto i quattrini presi in prestito possono essere utilizzati in due modi: per investire nell'infrastruttura stessa, migliorandola o perlomeno mantenendola in salute, oppure
per premiare azionisti e faccendieri con dividendi e premi da capogiro. E indovinate un po' solitamente cosa scelgono? Quanti soldi? A mettere in fila un po' di case studies l'altro giorno ci ha pensato il Financial Times, che ha passato al setaccio l'operato di Macquarie nella patria per eccellenza del grande ciclo di privatizzazioni neoliberiste, il Regno Unito, dove Macquarie in particolare si è dedicata alla gestione del servizio idrico. La prima esperienza risale ormai al lontano 2003. L'azienda si chiama Southwestern Water. Macquarie l'ha comprata per 386 milioni di sterline, tre anni dopo l'ha rivenduta per 665. Durante questo periodo, ricostruisce il Financial Times, il debito, in buona parte contratto attraverso una sussidiaria delle isole Cayman, è aumentato di più di 4 volte, da 87 milioni a 458. È stato utilizzato in parte per distribuire 60 milioni di dividendi agli investitori e in parte per ripagare il debito contratto da Macquarie al momento dell'acquisto, cosicché il prezzo finale di vendita era sostanzialmente tutto profitto. Investitori e manager contenti, utenti depredati. Il peso del debito sulle bollette infatti è salito dall'8,7% nel 2002 a oltre il 14% nel 2006. E quella di Southwestern Water non era altro che la fase di riscaldamento. Nel 2006 Macquarie infatti sgancia la bellezza di 4,8 miliardi di sterline per comprarsi Thames Water, il gestore del servizio idrico che serve tutta Londra e la valle del Tamigi, per un totale di oltre 15 milioni di utenze. Uno dei primi atti del consorzio Macquarie, ricostruisce di nuovo il Financial Times, è stato quello di fare in modo che Thames Water pagasse un dividendo di 656 milioni di sterline in un anno in cui i profitti sono stati di appena 241 milioni di sterline. Nel giro di 6 anni, continua il Times, il gruppo di società capitanato da Macquarie aveva recuperato tutto il denaro che esso e i coinvestitori avevano speso per l'acquisizione, prendendo a prestito, usando come garanzia il patrimonio dell'azienda e pagando succulenti dividendi. In 11 anni di gestione del servizio, prima di rivendere tutte le sue quote, il consorzio guidato da Macquarie ha sì investito 11 miliardi per mantenere e migliorare le infrastrutture. Peccato che siano stati tutti presi interamente dai soldi delle bollette. Di nuovo capitale, invece, che, come ricorda giustamente il Times stesso, è sempre stata la principale delle giustificazioni originali per la privatizzazione, nemmeno l'ombra. Tant'è che poche settimane dopo che Macquarie ha venduto le sue quote, Thames Water ha ricevuto una multa di 20 milioni di sterline per l'inquinamento del fiume. I quattrini, piuttosto, ricorda sempre il Financial Times, sono finiti per 2,7 miliardi di sterline in dividendi e per 2,2 miliardi in prestiti. Nel frattempo, continua il Times, il debito di Thames Water è aumentato vertiginosamente da 3,4 miliardi di sterline nel 2007 a 10,8 miliardi di sterline al momento della vendita, una somma che verrà pagata dai clienti con gli interessi a lungo anche dopo che Macquarie è uscita di scena. Mano a mano che le sorti umane progressive dell'assalto degli asset manager alle infrastrutture pubbliche venivano a galla, l'opinione pubblica ha cominciato a realizzare che privatizzazione era sinonimo semplicemente di rapina. Per invertire l'andazzo però rimaneva un altro ostacolo, un'altra leggenda metropolitana diffusa a gran voce dalla propaganda dell'1% nell'arco di 40 anni aveva convinto l'opinione pubblica che stati e governi fossero ormai troppo indebitati e fare altro debito per riprendersi la gestione delle infrastrutture non fosse fattibile. Poi è arrivato il Covid e i governi sono stati costretti ad allargare i borsoni e tutto il mondo si è accorto di una cosa incredibile. Non è successo una sega niente. I vincoli di bilancio si sono rivelati per quello che erano, una leggenda metropolitana, una semplice giustificazione per autorizzare un colossale ladrocinio. Come ha scritto sul New Statesman Brett Christophers dell'Università di Uppsala, gli anni della pandemia hanno visto il ritorno dell'intervento del governo. Lo Stato, come titolava enfaticamente il Financial Times nel 2020, era tornato alla grande, ma pochi tra i tanti che hanno annunciato il ritorno dello Stato hanno sottolineato adeguatamente la vera natura di quel ritorno.
Nonostante tutti i soldi spesi dai governi, infatti, la proprietà e il controllo delle infrastrutture sono rimasti gli stessi. I governi hanno rinunciato per decenni alla proprietà e al finanziamento delle infrastrutture critiche. Nonostante tutto il clamore sul ritorno dello Stato, il Covid-19 non ha cambiato le cose. Lo Stato che è tornato rimane uno Stato neoliberista che è prima di tutto ancella del capitale e soprattutto del capitale degli asset manager. Contro la rapina del secolo e i suoi cantori abbiamo bisogno di un vero e proprio media che sta dalla parte di chi è derubato invece che da quella di chi ruba. Abbiamo bisogno di un media che dà voce al 99%. Aiutaci a costruirlo. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Mario Draghi. Perché nessuno pensa ai bambini? Ottolina vi aspetta al Circolo di Putignano, Pisa, dal 29 giugno al 2 luglio per la terza edizione di Festa Ottolina. Perché sì, è vero, la propaganda degli sbelli patria ci fa andare in bestia. Ma alla fine, la controinformazione è una festa. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.